Carissimi Castiglionesi, buonasera. Eccoci qui al solito consueto appuntamento settimanale. Allora, i casi di questa settimana, non spaventatevi, siamo arrivati a 93. A 93 sono tutti, quasi tutti a domicilio, abbiamo alcuni ospedalizzati, quindi speriamo che ne escano e che ne escano bene anche loro, però la maggior parte sono tutti a domicilio. Raccomandiamo, bene o male, chi è positivo viene informato, magari dalle nostre liste non risultano proprio tutti, perché vengono aggiornate tutte le mattine, però qualcuno, magari le comunicazioni non girano proprio così velocemente, qualcuno manca o qualcuno che deve uscire ancora in lista, però insomma uno compensa l'altro. Si raccomanda a chi può essere autosufficiente, a chi può appoggiarsi a un parente, a un vicino, a un amico. Comunque di evitare di uscire di casa, insomma, perché credo che il distanziamento si sia dimostrato che è l'unica arma per poter combattere questo problema. Quindi poi altre notizie le avete dalla televisione, penso che ormai i numeri siano anche troppi quelli che vengono dati, però servono per mantenere la tensione nel modo giusto, per poterci aiutare e per poterne uscire al più presto. Quindi è inutile continuare a ripetere le stesse cose: mascherine, lavarsi le mani, i distanziamenti, ma molto molto importanti sono i distanziamenti. Quindi anche in funzione di questo, perché alcuni problemi di distanziamento anche tra i ragazzi li abbiamo visti, da ieri abbiamo deciso di chiudere i parchi comunali. Quindi Monteruzzo e il parco di Via Gramsci dalle 18:30 saranno chiusi fino alla mattina alle 7. Per quanto riguarda Monteruzzo, c'è un divieto di sosta dalle 18, quindi lo diciamo che se macchine vengono trovate all'interno di Monteruzzo dopo le ore 18 verranno sanzionate. Quindi anche lì invito i ragazzini a darci una mano, a non fare troppo gli spavaldi anche quando vengono ripresi dai vigili. Senza i vigili non è che passano la sanzione immediata, però anche loro, insomma, un po' di buon senso. Fate i bravi, che è nell'interesse di tutti. Domani verrà ancora fatto il mercato comunale, sarà riservato solo agli alimentari. Due parole sui vaccini. I vaccini, come vi è già stato comunicato, la data del 14 è stata annullata per mancata consegna dei vaccini. I vaccini verranno consegnati dal 18, quindi le farmacie interessate, quella comunale e la farmacia Milani, riceveranno questi vaccini dal 18, penso nel giro di 48 ore dovrebbero ricevere tutti i vaccini che sono stati ordinati dai nostri medici. Quindi le vaccinazioni previste per il 21 resteranno quelle già fissate per il 21 con i medici, e quelle che erano fissate per il 14 verranno spostate al 28. Un'altra notizia sono i servizi a domicilio. I commercianti, parecchi commercianti del nostro paese si sono dati disponibili per fare questo servizio a domicilio. Se andate nel sito del comune troverete l'elenco di tutte queste attività che si mettono a disposizione per portare alimentari, bevande, tutto quanto serve a casa. Se qualche commerciante non fa parte ancora di questo elenco, vuol partecipare, basta che contatti gli uffici del comune e verrà inserito in questo elenco. Io ritengo che non serve andare oltre, perché poi raccontarvi altre cose, di cosa stiamo facendo, di quello che non stiamo facendo, sarebbe una cosa di troppo in questo momento qua. In questo momento qua dobbiamo stare veramente sul pezzo per combattere questo virus, e quindi le raccomandazioni, come ho detto prima, sono sempre quelle, e cerchiamo di osservarle, cerchiamo di dare una mano a chi ha bisogno. Chi è positivo e sa di esserlo, di evitare di uscire e di avere contatti con altri. Vi ringrazio e buona domenica a tutti.